I disoccupati inoccupati utilizzati dalla ditta Lombardi Ecologia SRL, oltre a versare in grave situazione di disagio economico familiare, hanno dimostrato di svolgere con professionalità e abnegazione il proprio compito per il tetto massimo di 30 ore settimanali in cui sono impegnati. È volontà del gruppo consigliare del Partito Democratico estendere le agevolazioni a tutte le imprese che occupano nuova manodopera o estendono l'attività lavorativa sul nostro territorio. Si interroga il sindaco per conoscere quali siano stati i criteri che hanno portato ad individuare proprio quei tre nominativi avviato presso la ditta Lombardi Ecologia SRL. Constatato che dei 98 nominativi facendo parte dell'elenco dei disponibili all'avviamento del tirocinio, solo due in totale erano stati chiamati a svolgere i suddetti tirocini da altre aziende e che tutti i 98 hanno l'esigenza di svolgere un lavoro e ricevere un'opportunità di formazione. Grazie. Grazie consigliere, risponde l'assessore Vavalle. È un piacere risponderti Gianni direttamente e vado a leggerti appunto la risposta che ho formulato per questa domanda che mi meraviglia in qualche maniera, visto che l'intero progetto è stato condiviso in ogni sua parte sia dall'assessorato ai servizi sociali che dall'assessorato alle politiche del lavoro, il cui massimo esponente, il cui esponente istituzionale fino a poco tempo fa era uno dei massimi esponenti del gruppo consigliare del PD, persona pacata e che portava all'interno del partito sicuramente tutte le scelte poi fatte all'interno della giunta. Vado a rispondere. È bene specificare che il progetto dei tirocini formativi è articolato in due fasi, portate avanti da due assessorati diversi, quello dei servizi sociali e quello delle attività produttive e politiche per l'occupazione. Gli uffici dei servizi sociali, così come previsto nel relativo bando, hanno acquisito tutta la documentazione necessaria alla candidatura e hanno provveduto alla formazione dell'elenco degli aventi diritto. Tra l'altro, esistono atti ufficiali dell'ente, perciò consultabili da parte di qualsiasi interessato che ne presenti istanza a norma di legge. E questo era il compito dell'assessorato ai servizi sociali. L'assessorato alle attività produttive, con delega alle politiche per l'occupazione, ha provveduto alla seconda fase del progetto, ovvero alla promozione, presso le aziende locali, della misura in questione e al finanziamento delle somme allo scopo. Dopodiché, le aziende che hanno aderito al progetto hanno liberamente acquisito l'elenco dei candidati, disponibile sia presso gli uffici dei servizi sociali, sia presso il centro per l'impiego di Acquaviva delle Fonti. Inoltre, lo stesso sindaco ha informato le aziende locali dell'avvio del progetto, illustrandone le opportunità e le modalità di accesso con comunicazione scritta del 16/12/2014, numero di protocollo 22.888, e con vari interventi attraverso testate giornalistiche e social network. In risposta ai consiglieri di maggioranza interroganti, quindi, riferisco che questa amministrazione non ha predefinito alcun criterio di scelta dei candidati per l'attivazione dei tirocini formativi. Attraverso una procedura improntata alla trasparenza e alla parità di trattamento di ciascun avente diritto, quindi, l'amministrazione si è limitata esclusivamente a mettere a disposizione delle aziende interessate la lista dei candidati, prodotta a seguito dell'avviso pubblico per la formazione di un elenco di cittadini disoccupati o inoccupati appartenenti a nuclei familiari in situazione di grave disagio sociale per l'inserimento in tirocini formativi attivati da imprese del territorio. Mi si conceda di concludere questa mia risposta con una riflessione. L'emergenza lavoro è tra le priorità di questa amministrazione, vista la drammaticità del periodo che stiamo vivendo sul piano dell'occupazione. L'attivazione dei tirocini formativi ha rappresentato in questo senso una novità, se non proprio un esperimento, che ha già portato i suoi frutti, ma che in futuro, se supportata da ulteriori risorse e se promossa con sempre maggiore vigore, può rappresentare un primo argine alla piaga della disoccupazione. Purtroppo non esistono criteri che permettano da questo punto di vista di stilare delle graduatorie, come avviene per esempio nell'ambito del diritto alla casa.
Chi è senza lavoro si inserisce in una categoria nella quale è difficile, se non sbagliato, stabilire chi stia peggio. Oltretutto, questo tipo di intervento non è ispirato a logiche assistenzialistiche, ma favorisce percorsi di reale reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo di chi vi è stato escluso, lasciando quindi alle aziende, come ovvio che sia, piena discrezionalità di selezione attraverso la valutazione delle inclinazioni lavorative emergenti dai curricula dei candidati. Grazie, Assessore Vavalle. Consigliere Nettis, per la replica. Presidente, premesso che non era mia intenzione provocare piacere nell'assessore Vavalle nel rivolgere questa interrogazione, ma se l'ho fatto non me ne tolgo. Detto ciò, sono contento. Detto ciò, è chiaro che, avendo fatto parte di questa maggioranza fino a pochi giorni fa, so come è partito il progetto e i due assessorati che se ne sono occupati, quello ai servizi sociali e quello alle attività produttive. La validità del progetto è stata detta anche nell'interrogazione, voglio dire, è non condivisa dal Partito Democratico, di più supportata, e si augura che nel futuro venga incrementata sia le risorse messe a disposizione dei tirocini formativi che proprio la promozione, per far sì che quante più aziende possano effettivamente usufruire di questi vantaggi e arrecare benefici a quelle persone che purtroppo versano in condizioni di disagio. Ma è chiaro che come gruppo consigliare del Partito Democratico non siamo per niente soddisfatti della risposta, atteso che le domande che poneva il Partito Democratico sono state, secondo me, aggirate più o meno in maniera artata, non si sono capiti i criteri quali sono stati e se effettivamente è come la Lombarda Ecologia abbia fatto richiesta. Tradotto, voglio augurarmi che non esistano disagiati di serie A e disagiati di serie B. Grazie. Grazie, consigliere Nettis. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Approvazione, assestamento generale al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015-2017. La parola all'assessore Romanelli per la relazione. Prego, assessore. Grazie, presidente. Porgo il mio saluto al Presidente, al resto della Giunta e a tutti i consiglieri, nonché al pubblico presente e a quello che ci segue da casa. E in premessa vi volevo ringraziare per la calda accoglienza con cui sono stato introdotto in quest'Aula, diciamo che è una bella sensazione tornare in Consiglio Comunale. Grazie anche per le attestazioni di stima e le modalità di affetto e di amicizia che mi hanno visto in questi giorni ricevere da parte di tutti gli schieramenti. In premessa devo dire che praticamente questo il Consiglio Comunale, questo intervento è normato dall'articolo 175 che, come voi tutti quanti sapete, ha subito delle modifiche sulla base del decreto legislativo 118 del 2011, e quindi questo Consiglio, così come pure tutti gli altri comuni d'Italia, non si dovranno più misurare nella fase di assestamento di bilancio, perché l'assestamento di bilancio verrà anticipato al 31 luglio di ogni anno. Saranno comunque ammessi, secondo la nuova norma, entro il 30 novembre le variazioni di bilancio di ciascun anno, fatte salve alcune. In primo luogo
desidero ringraziare i lavoratori del servizio tributario e finanziario per aver smaltito in poco tempo l'enorme mole di lavoro che voi, come tutti quanti voi saprete e potrete immaginare, è concentrata in pochissimi giorni. Ringrazio loro e il dottor Capurso e nel contempo desidero ringraziare anche i lavoratori che hanno operato in tutte le ripartizioni e anche i loro funzionari per aver saputo celermente rispondere alle mie pressanti richieste di questi giorni. Avendo avuto a disposizione poco tempo e volendo arrivare a questo appuntamento con un'idea compiuta della situazione, ho dovuto pressare costantemente e giornalmente il dottor Capurso, la dottoressa Ieva, l'architetto Cuffaro, la segreteria comunale e tutti quelli che mi sono capitati a tiro di voce in questi giorni. Chi mi conosce sa che ho la necessità di arrivare preparato a un appuntamento di questo tipo, ma ciò nonostante penso che qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti sui dettagli della manovra, perché non posso apprendere tutto in pochi giorni, se i consiglieri avranno bisogno ulteriormente di chiarimenti, mi avvarrò ovviamente degli assessori al ramo che hanno collaborato con noi e anche alla competenza dei suddetti dirigenti. Desidero inoltre ringraziare, e non è un ringraziamento di rito, il mio predecessore, l'amico fraterno Luca Di Napoli, che per ben 2 anni e mezzo ha ricoperto e sorretto l'assessorato al bilancio, nonostante anche lui, come me, non sia un addetto ai lavori. Avere a che fare con le norme, con i dettami, i principi contabili che tengono assieme il bilancio di un ente comunale come il nostro, non è una cosa semplice per chi nella vita si occupa già di queste cose. Figurarsi per chi, come l'amico Di Napoli e come me, nella vita fanno tutt'altro. Ultimamente il pensiero prevalente in politica predilige la figura del tecnico che, essendo del mestiere, potrebbe rendere ed essere più efficace per il raggiungimento degli obiettivi della finanza, ossia il pareggio e la regolarità del documento contabile. Io penso invece che anche su una materia ostica come quella contabile sia necessario avere gli occhi del politico che guarda anche al disagio sociale, che prova a rispondere alle sofferenze economiche e fa in modo che nella parte delle risorse, in questo momento assolutamente insufficienti per tutti i comuni, possano alleviare questi disagi nei cittadini e ridare un minimo di dignità a chi sta attraversando un momento di difficoltà. Questa sensibilità non fa parte della competenza e del patrimonio del tecnico. Per il tecnico i numeri sono tutti uguali. Lui si occupa di far quadrare il bilancio, non è cattiveria. È obbligato a ragionare con i numeri al solo scopo di farlo quadrare a pareggio tra le entrate e le uscite, senza entrare nel merito delle scelte politiche. Invece, chi ha deciso di occuparsi di politica ha il compito, tra i numeri del bilancio e nelle pieghe di un documento complesso come quello contabile, pur rispettando i parametri dettati dalla normativa, come farebbe un buon tecnico, deve avere la forza di trovare la maniera per salvaguardare i più deboli. È chiaro che però che nel contempo sia necessario avere il controllo e il polso della situazione. In questi anni questa amministrazione, grazie anche al lavoro che ha svolto l'assessore Di Napoli, è riuscito a tenere bassa la tassazione, almeno per quella parte che è di competenza del nostro ente locale, in particolar modo quella relativa alla TASI.
Siamo infatti tra i comuni che hanno la più bassa imposizione, nonostante la diminuzione del trasferimento allo Stato. Uno Stato che è sempre più assente nella salvaguardia dei disagi che elencavo prima, è sempre più preoccupato di rispettare i parametri della Comunità Europea e per far ciò diminuisce i trasferimenti ai comuni, lasciando loro la possibilità di aumentare l'imposizione locale. Ma noi abbiamo scelto di non farlo. Come dicevo prima, il passaggio che stiamo compiendo oggi è normato dall'articolo 175, 3 e 8 del decreto legislativo 267 del 2000, prima dell'aggiornamento ovviamente, che dispone, mediante la variazione di assestamento generale deliberata dall'organo consiliare dell'ente, entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrate e di uscite, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Come abbiamo detto in premessa, le attività che hanno portato alla proposta all'attenzione del Consiglio Comunale di oggi hanno coinvolto tutti i servizi dell'ente, che hanno effettuato la verifica sull'attendibilità delle previsioni di entrata e di spesa dei diversi capitoli di bilancio che sono stati assegnati ai vari funzionari. Gli uffici sono stati chiamati a controllare che quello previsto nella fase di approvazione previsionale fosse ancora attuale, con eventuali riflessi ovviamente sulle annualità successive, a seguito delle evoluzioni che si sono verificate nel corso dell'anno. Tale verifica è stata avviata partendo dalle previsioni di entrata e analizzando se quanto inizialmente previsto in sede di prima stesura di bilancio conservasse i principi di congruità, attendibilità e di veridicità del bilancio stesso. Una ulteriore verifica è stata fatta sulle entrate tributarie con una ricognizione del servizio finanziario sullo stato di riscossione e con una proiezione per la parte residua dell'esercizio. Particolare attenzione è stata posta sull'attività di recupero dell'evasione dei tributi, che non era preventivabile in maniera puntuale in sede di predisposizione del bilancio di esercizio. Abbiamo chiamato ciascun responsabile di servizio a verificare e a segnalare eventuali stanziamenti eccedenti su tutti i capitoli, lasciando solo quelli realmente necessari all'attivazione dei programmi e delle iniziative previste, così come abbiamo provveduto a rimpinguarne altri con una dotazione insufficiente per la realizzazione dei programmi che erano già stati approvati. Abbiamo chiesto cioè di fornire all'attenzione del Consiglio Comunale uno strumento che eviti il più possibile la formazione di ulteriori avanzi di amministrazione, nonché il rispetto dei principi contabili degli enti locali. Senza voler entrare nel merito del dettaglio tecnico della verifica, che rimando alla lettura attenta della proposta di delibera e dei suoi allegati e alla relazione del Collegio dei Revisori, vorrei evidenziare ai consiglieri alcune delle maggiori entrate che si sono registrate. In particolar modo ci sono 845.540 che riferiscono del finanziamento per la messa in sicurezza della discarica Tufarelle, che era prevista nell'annualità 2016 ed è stato anticipato nel 2015. Questo ha consentito già nella fase di firma del contratto del disciplinare di gara un'entrata di circa il 10% della somma. Ci sono 90.000 euro del finanziamento GAL per i progetti I luoghi dell'acqua e della terra, che sui risparmi, sul ribasso di gara, sono state concesse al Comune di Acquaviva delle Fonti per fare ulteriori sviluppi di questo progetto. 165.000 euro sono provenienti dalle concessioni edilizie. 647.332 euro sono maggiori entrate ICI rivenienti dall'evasione fiscale di anni pregressi. 50.000 euro invece sono di verbali per infrazioni del codice della strada, che sono raddoppiati rispetto a quello che era previsto nel bilancio di previsione. Per quanto invece attiene le voci di uscite, abbiamo mantenuto gli impegni assunti nella fase di bilancio previsionale, soprattutto nei confronti dei servizi sociali,
e in particolar modo abbiamo previsto l'acquisto di arredi scolastici, sedie per la sala mensa della scuola materna e banchi per la scuola media. Un ulteriore contributo agli indigenti per le derrate alimentari di circa 20.000 euro per il periodo natalizio. Abbiamo previsto l'acquisto di segnaletica e delle dotazioni in possesso dei vigili urbani necessarie all'espletamento della loro attività. Pensate che i vigili urbani oggi, quando intervengono di sera o comunque col buio su un incidente stradale, hanno utilizzato finora torce che non erano sufficienti a garantire la visibilità degli operatori che stavano per strada, diciamo, con il pericolo di provocare ulteriori incidenti. Inoltre, indirettamente, mi preme sottolineare e informare il Consiglio sul lavoro che è stato intrapreso all'ufficio legale e indirettamente, non volendo, rispondo anche alle perplessità che hanno sollevato i colleghi avvocati che stanno Solazzo e che ha fatto l'interrogazione con i colleghi dell'opposizione. E vorrei informare che praticamente, come penso che i colleghi sanno, l'attività dell'ufficio legale non è solo quella di presenziare nei tribunali. C'era tutto un lavoro che andava fatto prima, perché l'ufficio legale è stato istituito da poco e dire che prima dell'istituzione dell'ufficio legale la questione dei contenziosi con i cittadini fosse gestita in maniera approssimativa, diciamo, non rende l'idea di come veniva gestita questa questione. Io posso mettere a disposizione dei colleghi l'elenco degli incarichi legali che sono stati redatti in questi anni, in più l'elenco dei residui passivi che dal primo giorno in cui mi sono insediato ho dato disposizione all'ufficio legale di redigere, e potremmo liberare delle altre risorse. E oltre a questo, vediamo se lo trovo, ci sono una serie di crediti. Consigliere, ho già detto che metto a disposizione le cose che vi servono, quindi non c'è problema. Oltre a questo, mi preme sottolinearvi che non sempre il Comune di Acquaviva è soccombente nei tribunali, ci sono anche i momenti in cui il Comune di Acquaviva vince, e abbiamo provveduto già, prima che voi presentasse l'interrogazione, abbiamo provveduto già a stilare un elenco più o meno indicativo, non ancora completato come lavoro, che porta al Comune di Acquaviva ad incamerare circa 1 milione di euro per cause che abbiamo già ricevuto. Sono già passati in Cassazione, quindi non c'è nessun tipo di problema. Quindi questo lavoro, quando volete, mi venite a trovare e lo metto a disposizione dei consiglieri. Quindi il lavoro che stiamo facendo con l'ufficio legale è una ricognizione finalizzata proprio al recupero di queste somme da sentenze che sono ormai passate in giudicato e che sarebbero invece finite nel dimenticatoio per l'approssimazione con cui veniva gestito prima. Quindi io desidero ringraziare anche i lavoratori che si occupano di questa cosa, in particolar modo l'avvocato Mirella, ma anche chi si occupa dei lavoratori che sono addetti all'ufficio legale, che sta cominciando questo lavoro a dare i suoi frutti, e quindi abbiamo questa stima che si aggira intorno a 1 milione di euro. Lo sforzo che questa amministrazione sta compiendo, malgrado un contesto socio-economico globale di profonda crisi che perdura ormai da anni, è finalizzato ad un utilizzo razionale dello strumento del bilancio, in modo tale da avere una gestione pianificata nel tempo che ci consenta un'attività equilibrata ed efficace, finalizzata a non dover essere costretti di volta in volta a rispondere alle emergenze.
Per poter far questo, ovviamente, è indispensabile perseverare nelle azioni già intraprese di riorganizzazione e potenziamento della macchina amministrativa, che è uno strumento indispensabile per il cambiamento che stiamo cercando di realizzare. Grazie. Grazie, Assessore. La parola al consigliere Tommaso Montenegro. Buonasera a tutti, Sindaco, Giunta, consiglieri, e grazie a Telemag che ci segue da casa, che permette ai nostri concittadini, alle nostre famiglie, il Consiglio Comunale tramite l'emittente. Ho ascoltato attentamente il discorso da parte del neo assessore alle finanze e, a dire il vero, per quanto riguarda i finanziamenti è vero che giungeranno, perché ovviamente i canali per attingere ai finanziamenti oggi, dopo 10-15 anni di legislatura del centro-sinistra, è facilitato perché le scorse amministrazioni regionali erano di sinistra, e quindi sotto questo aspetto mi devo complimentare. Anche bisogna ribadire che i preposti agli enti per i finanziamenti al 70-80% sono tendenzialmente di sinistra. Complimenti di nuovo. Consigliere Montenegro, può sostituire il microfono? Si sente un fruscio. Allora, come ha ribadito il neo assessore, giustamente io recepisco che non è altro, come sempre, nel protrarsi degli anni, la normale amministrazione. Lei comunque deve studiare più nei dettagli gli impegni di spese che sono stati effettuati dall'attuale amministrazione. E si evidenzia che sono state effettuate delle spese che devono essere messe ancora nell'assestamento di bilancio. Prima sono state effettuate le spese e adesso devono essere messe nell'assestamento di bilancio volute dall'amministrazione stessa. Cioè, io ho un debito, prima di andare nell'assestamento di bilancio ho già un debito, ho fatto un impegno di spesa, poi piano piano andremo a prendere le termine e le metteremo all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, di tutti i consiglieri e anche dell'opinione pubblica. Dall'insediamento della questa amministrazione fino ad oggi prenderemo tutti gli impegni di spesa fatti fuori luogo. È chiaro? Punto primo. Quindi qui non si sta a parlare di trasparenza, caro Sindaco. È inutile ripetere sempre le stesse cose. Sono state fatte delle spese come l'amministrazione ha voluto. E non è che sono nell'interesse vero e proprio della cittadinanza. Caro Sindaco, non è modo di amministrare la cosa pubblica. Infatti, nell'ultimo Consiglio Comunale sono stati utilizzati dei toni aspri e duri rispetto ai consiglieri della minoranza e anche del sottoscritto, sotto un aspetto indirettamente. Se noi vediamo bene nei risultati della competizione elettorale, che io ho stralciato dall'ufficio elettorale, la coalizione di Davide Cavlucci
ha avuto il 27,83%, pari a 3.627 voti. La coalizione dell'avvocato Claudio Solazzo, il 23,71%, pari a 3.091 voti. La coalizione dell'ingegner Giacinto Claudio Giorgio ha avuto il 27,32%, pari a 3.430 voti. La coalizione mia, dove sono stato eletto, ha preso l'8,82%, pari a 1.149 voti. Consigliere Montenegro, la prego di attenersi all'ordine del giorno. Sì, perché devo arrivare all'assestamento di bilancio. Perché se lei mi permette, io ho condiviso un progetto con il sindaco e che non è stato rispettato. E devo aggiungere le motivazioni perché mi hanno indotto a fare questo tipo di intervento. Si evince, infatti, come ho ripetuto la volta scorsa al dottor Chimienti, che la coalizione di centrodestra ha raggiunto nell'insieme dei tre candidati sindaci il 58,85%. Scusami, io il conto non è che li so fare tanto bene, però sono andato con i dati di fatto. Io provengo dalla campagna e non è colpa mia. E sono fiero che provengo dalla campagna. Il vostro raggiungimento, cari amici del centro-sinistra, questo evento politico che in effetti avete vinto, però vedete bene i risultati, se nell'eventualità l'insieme del centro-destra e noi avevamo raggiunto un accordo scritto con l'avvocato, con l'ingegner Giorgio, che era antagonista di Davide Carlucci, ovviamente tutte le forze politiche che l'avvocato, il sindaco ha preso gli impegni, essendoci un documento scritto tra noi e l'ingegner Giorgio, avrebbero votato il centrodestra. E vi dico perché. Perché se il Centro Democratico votava Giorgio e il sindaco ha preso l'impegno che gli doveva consigliere dare... Montenegro? Sì. Concluda, la invito comunque nuovamente ad attenersi all'ordine del giorno. Il Centro Democratico doveva votare sicuramente Giorgio, perché nella visita di Giorgio scattava il consigliere al Centro Democratico. Poi 5 Stelle avrebbe votato Giorgio perché gli sarebbe concesso un consigliere, facendo, diciamo, la proporzione sui numeri. Allora noi, siccome per vostra fortuna non abbiamo raggiunto l'intesa con la mia famiglia del centro-destra, perché ripeto, io mi ritengo di appartenere al centro-destra e faccio parte del Partito Popolare Europeo, per vostra fortuna non abbiamo raggiunto l'intesa con gli amici del centro-destra. Quindi, in extremis, io, lo dico pubblicamente, ho costretto l'amico Marco Piconio a mettersi candidato sindaco. Ecco, l'amico Marco Piconio a mettersi candidato sindaco. Questo è il problema. Allora, cosa è successo nella prima battuta elettorale? Noi di centrodestra siamo andati ad attingere i voti dal centrodestra, perché grazie a Dio un piccolo pacchettino di voti ce l'abbiamo, piccolo. Ovviamente sono arenati i due candidati sindaci del centrodestra. Che cosa è successo? L'amico Carlucci è andato in avanti e quindi ha avuto la possibilità di andare alla ballottaggio. Grazie ovviamente ai 3.300 voti che hanno preso la preferenza del centro-sinistra. Bensì, questo non sarebbe successo.
Bastasse che il sottoscritto andavo in lista con uno dei due Claudio, tutto voi perché vi chiamate entrambi Claudio? Cambiate. Allora, tra l'ingegner Claudio e l'avvocato Solazzo e l'amico Picoano andava in lista con l'altra parte, mi dispiace per voi, ragione per cui vinceva il centrodestra, andava a ballottaggio solo il centrodestra. Noi abbiamo favorito l'avanzata di Davide Carlucci e a questo punto è andato a ballottaggio. Non c'è stato ancora l'ennesima volta un accordo per dei malintesi politici, programmatici con i miei familiari, perché io appartengo al genere politico del centrodestra e loro ovviamente, come dal punto di vista politico, appartengono alla mia famiglia. Allora abbiamo inteso un accordo con il sindaco Carlucci che ci avrebbe dato una piccola visibilità ministeriale locale e accorpato le deleghe di nostra competenza per il bene del paese. Questo non è avvenuto. Consigliere Montenegro, dopo, nuovamente sì, le invito a parlare dell'assestamento di bilancio. Questo non è affatto avvenuto. Ma non è che le avete manipolato i microfoni? Scusate, devo pensare. Qui mi aspetto di tutto da parte vostra. Mi devo allontanare, purtroppo la voce era alta. Io faccio il contadino e vado in campagna. E purtroppo sono predisposto a tutto le intemperie. I miei familiari facevano gli ortolani. Sì, i miei familiari facevano gli ortolani. Io provengo dagli ortolani, purtroppo. Poveretto, sto sempre piegato e ho la voce rauca all'intemperie. Allora, dicevo, questo non è avvenuto. Perché dopo la vittoria, che c'è stata un'intesa tra me e il sindaco, la famiglia Carlucci, che io rispetto tantissimo, anche tutt'oggi che sono venuti meno gli accordi politici, non lo so, o qualcuno nella maggioranza, perché si evince dal fatto che i dati di fatti vengono da alcuni interventi di qualche consigliere nell'ambito dei banchi del centro-sinistra, esternato nello scorso Consiglio Comunale. Mi spiego bene. La parte moderata, non è che voi siete rossi, ma lo siete rossi, avete dimostrato che siete rossi. La parte moderata, durante no, la verità, per colpa di mio fratello, ho votato sempre centro-sinistra. Adesso mi dovete restituire tutti i voti che ho dato in precedenza. A dire la verità, grazie ai miei fratelli, è successo questo. Io non sono di centro-sinistra, la mia famiglia è democristiana, al 100%. Eh sì. No, no, sto dicendo i fatti come sono. Io stavo nel Partito Comunista prima di te. Grazie ai miei fratelli che mi hanno trascinato. Sono molto amico di Giovanni Netti, che stavamo insieme. Di Luca Di Napoli. Consigliere Tommaso Montenegro, ha esaurito il tempo a disposizione. No, siccome il consigliere sì, è giovane, io faccio parte dei vecchi. I vecchi bisogna eliminarli. Quindi anche tra i nostri bocci ci sono parecchi consiglieri vecchi. Bisogna eliminare l'ingegner Giorgio Solazzo, tra una via di mezzo. Lui è nuovo, tu sei una via di mezzo. Allora, ritorniamo a noi. Allora, dove voglio arrivare? Concluda, consigliere Tommaso sì. Montenegro. Ha esaurito il tempo. Scaduto il tempo? Vabbè, allora, le volevo dire, arriviamo al dunque. Ci sono stati degli accordi politici programmatici per quanto riguarda con il sindaco, anche sui bilanci, che cosa fare effettivamente sul lato politico programmato per acquagliare. Visionando bene, sviscerando bene il bilancio, l'assestamento di bilancio, non è affatto vero quello concordato in sede elettorale. Questo lo devo dire. Poi, le parole e i fatti vengono col tempo, che non sono stati mantenuti. Il tempo sarà galantuomo. A livello politico, ma non personale, come qualcuno ha interpretato.
La politica è un qualcosa di diverso, perché sono stati denigrati negli interventi dello scorso Consiglio Comunale, ahimè la voce, sono raffreddato, scusate, che hanno denigrato i vecchi politici di Acquaviva. Non dimentichiamo, cari signori, che i nostri avi politici, parlando di Cirielli, Ventura, l'avvocato Vito Giorgio e tanti altri esponenti, scusate se stavo dimenticando l'ingegner Milella, che è stata una persona di spicco per Acquaviva, che ha fondato il professionale, ha dato il suo contributo per tante opere pubbliche, l'ex Democrazia Cristiana. Mi dispiace che qualcuno li ha citati come persone poco di buono, non lo accetto, perché i fatti si vedono. Tra l'altro questa gente non è morta ricca dal punto di vista di soldi, di denaro, ma è morta onorata, dignitosa, del posto che hanno occupato, lo sviluppo che hanno dato al nostro paese. Mi dispiace, sono rammaricato da questi comportamenti, che in verità mi sembrano comportamenti tutt'al più di razzismo politico, che in questa sede sono fuori luogo. Permettetemi, bisogna essere democratici e apprezzare l'operato. Consigliere Montenegro, concluda, poi c'è la fase delle repliche, successivamente potrà intervenire di nuovo. Vabbè, concludo dicendo al sindaco una raccomandazione importantissima: di rispettare gli amici con la grande che ti hanno sostenuto. Io ti posso dare un consiglio, fratello, di ripristinare la legalità politica come lei ha iniziato dopo la sua vincita. Il PD vi ha chiesto più volte, sollecitato più volte a ripristinare la legalità politica, una serenità politica fra tutte le forze politiche che vi hanno sostenuto nella competizione elettorale prima e dopo la vincita del ballottaggio. Quindi io vi do un consiglio fraterno: lei è grande e vaccinato, la politica la conosce bene, o vi dimettete, avete 20 giorni per riflettere, azzerate la giunta e considerate tutte le forze politiche che vi hanno sostenuto. Il PD ovviamente ha le sue ragioni. Noi non vogliamo l'assessorato per una questione monetaria o di poltrone, perché noi vogliamo renderci partecipi della vita amministrativa e di accolparci delle deleghe di nostra competenza per dare un bene, un impulso forte alla cittadinanza e all'avvenire dei nostri figli. Grazie. Grazie consigliere Tommaso Montenegro. Può spegnere il microfono, gentilmente? Grazie. La parola al consigliere De Pascale. Assessore, volevo, visto che lei ha, nel mentre si presentava e diciamo enunciava quelli che dovrebbero essere gli interventi e che si... Posso? Le stavo dicendo, assessore, ho apprezzato per alcuni versi il discorso che ha fatto prima quando lei si è presentato,
Però volevo così muovere giusto alcune considerazioni, visto che ha preso anche lei in esame la questione che ha prima affrontato il collega consigliere Solazzo. Dal tenore di quello che lei ha detto e da un certo senso dalle risposte, evidentemente ho potuto capire che forse l'interrogazione che noi abbiamo posto avrà colto nel segno. A me fa piacere che lei, quale nuovo contabile dell'ente, si sia affrettato a prendere atto del fatto che effettivamente il comune di Acquaviva delle Fonti ha purtroppo pendenti una serie di situazioni che andrebbero risolte. E le chiedo ovviamente, così come lei ha fatto nell'arco di pochissimo tempo, visto che prima risposte di questo genere purtroppo questo gruppo di minoranza non ne aveva avute, di dare impulso a quello che lei ha detto, visto che, se non ho capito male, ci sarebbero una serie di situazioni creditorie pari circa ad 1 milione di euro che potrebbero, e lei lo sa meglio di me, dare di sicuro un sollievo alle già purtroppo scarne casse del comune. E quindi da questi banchi lo faccio solo perché sono un avvocato, così come il collega Solazzo, ma ritengo sia un pensiero di tutto il gruppo di minoranza. Diamo la disponibilità a valutare anche nei prossimi giorni, visto che ci aveva già messo a disposizione una serie di deliberazioni e di provvedimenti che starebbero per essere adottati, ad affrontare questo problema, visto che mi risultano anche una serie di crediti da parte del Comune che starebbero lì per scadere e che sarebbe opportuno cercare di recuperare anche con lettere di costituzione in mora, oppure, come anche le consigliere Pellecchi a Tollino sanno, di intraprendere le azioni più rapide e opportune per far, ripeto, beneficiare l'ente di somme che di sicuro di questi tempi male non farebbero. Grazie. Grazie, consigliere De Pascale. Altri interventi? Se nessuno vuole intervenire, chiuderei la prima fase di discussione passando la parola all'assessore per rispondere al consigliere De Pascale e per passare successivamente alle repliche. Prego, consigliere Montenegro Francesco. Buonasera. Io avrei gradito anche la presenza del sindaco, quantomeno per un rispetto istituzionale nei confronti dell'intero Consiglio Comunale, e al tempo stesso anche perché ritengo, alla luce anche di quello che è stato detto da parte del nuovo assessore, che non può evidentemente e giustamente dare risposte puntuali a quanto i consiglieri comunali andranno a chiedere. Grazie sindaco. Effettivamente, e io mi rifaccio a quello che ci era stato detto nello scorso consiglio comunale, che da incapace non sono stato minimamente in grado di capire questo provvedimento.
e sfido la cittadinanza che un domani andrà a leggere questo provvedimento se ci capirà qualcosa. Certo, da un punto di vista prettamente contabile, io devo elogiare, come sempre ho fatto nel passato, e bene ha fatto anche l'assessore, il nuovo assessore, devo elogiare il lavoro svolto dal settore finanziario, da tutti i dipendenti del settore finanziario e dallo stesso dirigente, il dottor Capurso, perché da un punto di vista prettamente tecnico non c'è nulla da eccepire. Da un punto di vista invece della trasparenza, in questo provvedimento c'è il buio più assoluto per noi consiglieri della minoranza. Immagino il buio che si ritroveranno i cittadini nel leggere questo provvedimento, perché è una mera elencazione di cifre in aumento e in diminuzione. Che cos'è il bilancio? Credo che tutti lo sappiamo, ma non voglio fare lezione a nessuno. Però in politica mi hanno sempre insegnato, da quando è nata la politica, che i numeri in politica devono parlare, devono dare un'emozione, devono far capire ai cittadini, attraverso i numeri, che cosa si vuol fare, che cosa non si vuol fare con i soldi dei cittadini stessi. Perché noi chiediamo i soldi ai cittadini e gli diciamo: con i vostri soldi, in sede di bilancio di previsione, dobbiamo fare determinate cose. Al tempo stesso, anche l'assestamento di bilancio dovrebbe dire la stessa cosa. Tant'è che viene richiamato anche nella proposta di bilancio presentata al Consiglio Comunale, dove si dice, al punto 5, di approvare la verifica dello stato di attuazione dei programmi così come risulta dai prospetti allegati al presente provvedimento e di cui costituiscono parte integrante, Sindaco. Leggendo questo ho detto: finalmente riusciremo a leggere un bilancio degno di questo nome. Però scorrendo nel bilancio, nel provvedimento, che cosa vedo in sostanza? Che lo stato di attuazione dei programmi altro non è che il controllo dei movimenti finanziari del PEC, cioè quello che il Consiglio Comunale aveva deliberato e quindi concesso come cifre ai singoli settori. Le somme che sono state impegnate, le somme da impegnare, alcuni capitoli poi non sono stati per nulla impegnati e siamo al 30 novembre, cioè ci è stato chiesto a questo Consiglio di mettere delle cifre su dei capitoli e tanti capitoli non è stato impegnato nemmeno una lira, cioè non sono stati spesi, che non sono stati spesi. Le motivazioni non le leggiamo da nessuna parte. Le motivazioni non le leggiamo da nessuna parte. Il bilancio ci viene presentato attraverso dei codici. Questi codici di bilancio al loro interno contengono dei capitoli. I capitoli hanno una loro specifica dizione, cioè ti dicono che cosa devo andare a fare: asfaltare la strada, cambiare la lampadina, la manutenzione, acquistare i mobili per le scuole, l'arredo, così come ha detto il dirigente, servono per qualsiasi tipo di intervento. Ma questo a noi, e soprattutto a voi cittadini,
non è dato sapere. È una questione loro. Cioè, questo bilancio, noi siamo stati chiamati stasera, per loro, a dire ratificate questo assestamento di bilancio, perché in sostanza ci servono delle somme in più per fare determinate cose e al tempo, contemporaneamente ci sono delle somme in esubero che noi vorremmo diminuire perché non riescono a fare determinate cose. Però non è che ce lo dicono, e io non mi riferisco a noi, mi riferisco ai cittadini, perché bisogna dar conto ai cittadini di che cosa si fa con quelle somme che si vanno a chiedere. E poi si dice, a me fa ridere, che il centro-sinistra ha una pressione tributaria bassa ad Acquaviva rispetto ad altri comuni. Io ho detto sempre a qualcuno che si riferisce sempre agli altri comuni che io sto amministrando Acquaviva e sto amministrando i soldi dei cittadini di Acquaviva. Di come amministrano le altre città, possono aumentare al massimo la tassazione. A me interessa relativamente, se non nulla. Io devo dar conto dei soldi che spendo ai miei cittadini, non ai cittadini di Milano, Roma, Torino o New York. E qua vogliono far passare l'aumento della tassazione. Signori, attenzione, noi l'abbiamo aumentata, però rispetto agli altri comuni vi abbiamo voluto più bene. Deve passare questo concetto, questo messaggio. Però io sfido, rispetto a maggio, tutti noi che andremo a pagare quasi, non quasi, il 40% in più della TASI. Se questo è poco, bontà loro, ma non bontà delle nostre tasche. Che non bontà per le nostre tasche. E questi sono contenti, che i cittadini pagano. Tanti cittadini pecoroni, noi facciamo, non vi diciamo nemmeno come utilizziamo le vostre somme, aumentiamo la tassazione, però non vi preoccupate, rispetto ad altri comuni è inferiore, quindi dovete stare tranquilli. Questa è la logica della sinistra. Però poi si spende e si spande, non con i soldi loro, con quelli dei cittadini. Perché poi tanti capitoli vengono impegnati a metà, il capitolo che è impegnato al 100% lascio a voi immaginare qual è. Quello dell'indennità, quello se lo sono impegnato tutto, non è che lo fanno mese per mese, a inizio anno si impegna tutto. Se poi si deve dimettere il sindaco, gli deve restituire l'impegno, dobbiamo andare a fare il disimpegno di quelle cifre. Allora, caro sindaco, visto che io sono un incapace, cominciamo a leggere. Il capitolo 10, anzi, cominciamo dal primo, dove stanno le maggiori uscite. 10.10.101, lei chiede 300 euro in più, perché? O vuole segnare, perché mi deve rispondere. Il codice di bilancio 10.10.103, si chiedono 111.000 euro in più, mi dice per fare che cosa? Non a me, ai cittadini glielo deve dire, non a me. Io sono un incapace, non riesco a leggere. Il codice 10.10.202, 1.000 euro in più. Il codice 10.10.203, 5.580. Il codice 10.10.403, 43.386 in più. 10.10.503, 7.000 euro. 10.10.603, 20.000 euro in più. 10.10.703, 12.000 euro in più. 10.10.803, 67.000 euro in più. Adesso mi deve spiegare il sindaco.
Vabbè, gli oneri straordinari della gestione, il fondo svalutazione crediti e il fondo di riserva che aumentano sono un qualcosa di corretto, ma che non dipende dall'azione amministrativa, ma dipende bensì dalla oculatezza del settore, del dirigente e del settore di ragioneria. Perché se non andiamo a aumentare il fondo di riserva e il fondo di dubbia esigibilità, questi se li spenderebbero pure quei soldi, che questi se li spenderebbero tutti. 10 10 10 30 103, altre 5.000 euro. Non vi voglio tediare a leggervi tutti, voglio andare dove stanno le somme maggiori. 10 10 10 80 103, 11.000 euro. 10 80 102, 6.000 euro. 10 80 203, 35.000 euro. Cioè, se per voi è normale questo, cioè se per voi è normale utilizzare i soldi dei cittadini senza dare spiegazioni, torno a dire ai cittadini e ai rappresentanti di quei cittadini, mi dite se è normale. E questa è l'amministrazione che è nata sulla trasparenza, caro il mio capogruppo, caro il mio Giovanni, mi ha detto di non chiamarti dottore. Questo doveva essere un vetro. Questa è la trasparenza che avete scritto nel programma. E noi siamo gli incapaci, si permette qualcuno di dire. Allora io che cosa sono venuto a fare? Devo approvare che cosa? Tu che stai approvando, mi hai detto nel passato che io ti ho tacciato per ignorante in materia, mi vuoi spiegare, visto che capisci molto più di me, di quelle cose che ti ho detto, di che cosa stiamo parlando? Sei il sindaco di questo paese, mi dai tu una risposta? E noi siamo incapaci. Allora, ci sono all'interno degli stessi codici delle poste in entrata e delle poste in uscita. Possiamo capire quali sono i capitoli che avete voluto impinguare e quelli che avete voluto stornare e le motivazioni? Cioè io lo posso sapere se vi devo votare un qualcosa o vi devo votare i numeri che vi devo votare i numeri. Dobbiamo votare a scatola chiusa per questi. Lo stato di attuazione dei programmi, io avevo previsto di acquistare il quadro, ad oggi non l'ho acquistato e mi devi dire il motivo per il quale io non l'ho acquistato. Consigliere, ma al Consiglio Comunale lo devi dire. Deve concludere. Sì, sì, certo, lo devi dire. Come possiamo noi della minoranza avere queste informazioni? Certo, nessuno della maggioranza parla, perché io capisco, loro della maggioranza le sanno le cose, hanno avuto modo. Quando io chiedo, l'ho fatto nella conferenza dei capigruppo, Presidente, che avrei gradito, per capirci qualcosa di più, delle relazioni dei funzionari, dei dirigenti, senza che stavo lì a chiederle personalmente, ma per essere poi poste quelle relazioni a disposizione di tutti i consiglieri, affinché io questo intervento non l'avrei fatto, perché mi sarei messo lì e avrei visto le relazioni dei dirigenti dove mi dicevano,
perché sulla scorta di quello è stato redatto questo bilancio, per queste motivazioni io vi chiedo di ridurre questi stanziamenti e di aumentare questi. Allora io questo discorso, questo mio intervento non l'avrei fatto. I cittadini l'avrebbero trovato, certo avrebbero perso più tempo, non rispetto a me, come me, avrebbero perso più tempo perché tu dovevi andare a conciliare tutte le cose. Ma almeno il provvedimento era trasparente. E parlano sempre di trasparenza. E si sciacquano la bocca sul vecchio. Vecchio. Sulle vecchie amministrazioni. Però rispetto al vecchio, qua il nuovo non c'è dopo 3 anni. La programmazione non esiste. E qui il discorso, mi ricollego a quello che avevo detto nello scorso Consiglio Comunale, che vi siete messi solo assieme, senza programmi, solo con slogan, per stare su quelle sedie, su quella sedia. Che per stare su quella sedia, ma non perché avevate un programma. Perché se uno ha un programma, lo sbandiera e 4 venti i cittadini attraverso queste variazioni di bilancio, attraverso lo stato di attuazione dei programmi. E noi veniamo qua in aula, 2 più 2 fa 4, 4 meno 2 fa 2, 2, la fine qual è? È pareggio di bilancio, certo, a posto, approvato, arrivederci e grazie. Poi ci vediamo al bilancio di previsione. Sempre che non si dimette o qualcuno non decida a bontà, almeno per fare un favore alla cittadinanza, di farlo cadere. Consigliere Perché Montenegro, se dobbiamo andare avanti così, concluda. Non so come si può andare avanti così, che non so. Poi vai a vedere altri comuni, ti fanno un papiro enorme dove ti spiegano al 39 di quello che era stato detto in sede di bilancio di previsione, cosa c'è scritto, anche se non è obbligatorio per legge, però questi cittadini, questi amministratori di altri comuni mettono nero su bianco. Allora questo non si fa, a mettere nero su bianco quello che ho fatto e quello che non ho fatto. Però quando si parla di tassazione, noi rispetto agli altri comuni l'abbiamo tenuta più bassa. Vabbè, io mi aspetto delle risposte. Grazie, consigliere Montenegro. Può spegnere il microfono, sì, gentilmente? Sì, sì. Prego, consigliere Nettis. È inutile dire, grazie Presidente, è inutile dire che quando si parla appunto di bilancio, anche se questa volta è stato più politico l'intervento del consigliere Montenegro che non tecnico, complice il fatto comunque che lui ha ricoperto il ruolo di assessore, è chiaro, l'ho detto più volte, è materia sua. Io sarà per, come diceva prima l'assessore al bilancio, non essendo, non possiamo pretendere di essere dei tuttologi, e quasi sicuramente non è materia prettamente nostra quella dei bilanci, però sicuramente mi sarei aspettato dalla relazione dell'assessore una manovra in cui si muovono qualcosa come 2 milioni di euro, insomma qualcosina in più. Voglio augurarmi che poi, a seguito di quelle un po' che sono state le domande del consigliere Montenegro e quant'altro, l'assessore possa ragguagliarci. Noi, a differenza di quando diceva poc'anzi il consigliere Montenegro, abbiamo cercato, come gruppo consigliare del Partito Democratico, di dare un contributo. Di cosa stiamo parlando? Di un bilancio approvato qualche mese fa e di alcune variazioni che si devono fare, come ha detto, qualcosa l'ha spiegato prima l'assessore,
a fronte di alcune maggiori entrate, bisogna vedere come aggiustare in corso d'opera, dove togliere perché non si è impegnato, dove mettere, incrementare. La stessa cosa, sempre nell'ottica con cui il Partito Democratico ha preso questa decisione, cioè quella di stare fuori da questa giunta, ma votare quei provvedimenti che vanno appunto nella direzione del cosiddetto bene comune, interesse collettivo, noi ci siamo messi un po', anche come diceva, ripeto quello che diceva prima l'assessore al ramo, anche se non siamo appunto degli economisti o dei commercialisti, non siamo dei tecnici, abbiamo voluto dare il nostro contributo a questo assestamento, a quello che sarà, quello che si voterà tra un po', con l'augurio e l'auspicio che quel lavoro che abbiamo fatto possa essere recepito dalla maggioranza e non solo. A fronte, ripeto, di una manovra che muove qualcosa come 2 milioni di euro, noi abbiamo fatto variazioni, abbiamo cercato, proporremo variazioni, emendamenti per 56.000 euro. Abbiamo deciso di incrementare il capitolo, io mi sono preoccupato prima dell'intervento di dare a tutti i consiglieri copia di quello che è stato il lavoro che abbiamo fatto in questi giorni, quindi leggerò magari solo i capitoli, dando per scontato che i consiglieri sappiano di quello che di cui si sta parlando. Allora, abbiamo previsto di incrementare il capitolo 1775, acquisti per progetto biblio in rete, di 500 euro. Spese per manifestazioni culturali organizzate dal Comune di 3.000 euro. Contributo a enti teatrali, istituti e associazioni per finalità culturali, 5.000 euro. Il 2.435, spese per il mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini, di 3.000 euro. Spese di gestione e di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, 18.000 euro. Contributi per feste pubbliche, per iniziative di interesse pubblico, 2.500 euro. Spese per supporto RUP commercio, 4.000 euro. Contributi per iniziative nel settore agricolo, 340 euro. Spese varie, funzionamento, ufficio di collocamento, niente. Acquisto attrezzature e beni mobili, scuola elementare, 5.000 euro. Bonifico e ripristino aiuola ex area DOG, 3.000 euro. Rupar, 11.000 euro. Promozione turistica, 1.500 euro. Il tutto, ripeto, questi sono i capitoli che vorremmo incrementare per 56.000 euro. A fronte di questi incrementi, vi leggo dove abbiamo, come gruppo consigliare, deciso di tagliare. Rimborso ai datori di lavoro per ogni previa assistenza amministratori in aspettativa, 1.500. Spese di rappresentanze e funzionalità a servizi organizzativi istituzionali, 100 euro. 24. Acquisti per il funzionamento degli organi istituzionali, 200 euro. 26. Spese di funzionamento organi istituzionali, 500 euro. 27. Prestazioni di servizi per gestione economale organi istituzionali, 200 euro. 160. Oneri per l'applicazione della legge 24 maggio 1970, numero 336, 800 euro. 212. Spese per gestione economale, corsi e formazione del personale, 150 euro. 285. Spese di funzionamento ufficio personale, 400 euro. 286. Acquisti per funzionamento ufficio personale, 300 euro. 300. Spese per stampanti, cancellerie e vari uffici comunali, 1.000 euro. 412. Noleggio, attrezzature, ufficio segreteria, 100 euro. 425. Spese operatiche e interventi di vari uffici ragioneria, 1.000 euro. 431. Spese funzionamento ufficio ragioneria, stampante e cancelleria,
900 euro, 450 spese per lite, arbitraggio e risarcimenti, 1.500 euro, 640 spese di manutenzione e di funzionamento ufficio tecnico, 1.000 euro, 645 spese di funzionamento parco mezzi in dotazione UTC, ufficio tecnico, 700 euro, 646 spese di gestione comunale parco mezzi, 50 euro, 680 spese di manutenzione e di funzionamento uffici demografici, 2.000 euro, 685 noleggio attrezzature e servizi demografici, 400 euro, 700 contributo per beni confiscati, 250 euro, 705 spese di funzione degli immobili e impianti di patrimonio, del patrimonio disponibile, 150 euro, 710 spese di funzionamento immobile e impianti del patrimonio disponibile, 1.500. 711 spese per gli immobili di interesse storico e monumentale, 2.000 euro. 714 spese per notifica atti vari, 50 euro. 715 spese di manutenzione immobili ed impianti comunali, 7.700 euro. 760 spese per orologi pubblici, 200 euro. 771 spese per aggiornamento, revisione, inventario e prestazioni, 150 euro. 830 spese di mantenimento e di funzionamento dell'ufficio tributi, 100 euro. 896 contributo IFA su IMU, 800 euro. 1093 spese di funzionamento commissione comunale di vigilanza spettacolo, 800 euro. 1095 spese di mantenimento e funzionamento dell'ufficio pulizia urbana, 1000 euro. 1100 spesa di mantenimento e funzionamento dell'ufficio pulizia urbana, 500 euro. 1101 spese di economato e provveditorato pubblico pulizia municipale, 300 euro. 1501 spese per servizio mensa, appalto, forniture pasti, 400 euro. 1655 spese di funzionamento e mantenimento palestre comunale, 150 euro. 1660 spese di funzionamento e mantenimento palestre comunale, 150. 1740 spese di manutenzione e funzionamento immobili ed impianti biblioteca, 1000 euro. 1741 spese per progetto Biblio in rete, 500 euro. Acquisti progetti biblioteche in rete, questo era quello in aumento. 1790 spesa per funzionamento osservatorio astronomico, 500 euro. 1910 gestione amministrativa alloggi ERP, 800. 2053 canone di manutenzione assistenza visure ACIPLA, 500 euro. 2081 spese di recupero e trasporto salme di ceduti per eventi tragici, 400 euro. 2165 spesa per monitoraggio e inquinamento ambientale, 500 euro. 2355 spesa di funzionamento e mantenimento immobili e impianti, 1000 euro. 2442 spese di mantenimento e funzionamento arredo urbano, 800 euro. 2575 spese di funzionamento uffici e servizi sociali, 400 euro. 2576 spese di economato e provveditorato servizi sociali, 300 euro. 2580 spese di funzionamento uffici e servizi sociali, 1000 euro. 2601 contributi per emergenza abitativa, 1000 euro. 2761 spese per iniziative di interesse sociale, 7.000 euro. 2945 manutenzione ordinaria delle strade comunali, 500 euro. 2946 spese per gestione economale, acquisti e manutenzione strade, 500 euro. 2951 spese per gestione economale, prestazioni per manutenzione strade, 50 euro. 2965 spese di funzionamento servizio bike sharing, 90 euro. 3.120
3.184, contributi per incentivare l'occupazione, 7.000 euro. 3.194, quota associativa per promozione e commercio, 2.000 euro. 3.195, spese per il funzionamento e mantenimento ufficio commercio, 150 euro. 3.196, spese per il funzionamento e il mantenimento ufficio artigianato, 150 euro. 3.198, mantenimento e funzionamento ufficio commercio, 400 euro. 3.200, spese per il funzionamento e il mantenimento ufficio agricoltura, 400 euro. 3.238, quota per funzionamento ufficio unico del piano strategico Terra di Bari, 800 euro. Fitti locali, ufficio di collocamento, 400 euro. Spese varie, funzionamento ufficio di collocamento, 150 euro. Per un totale, anche questo, dove abbiamo tagliato, di 56.840 euro. Noi chiediamo a questa assise, questo è il lavoro che è stato in grado di produrre il gruppo consigliare del Partito Democratico, chiediamo che questa proposta venga votata favorevolmente dall'intero Consiglio. Grazie. Grazie, consigliere Nettis.